alla sinistra, da sinistra verso destra. Attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione, rispetto alle telecamere del nostro Andrea Farris Torres. Ovviamente da destra verso sinistra, ultimi abbracci, ultimi cenni d'intesa per le 22 giocatrici in campo. E Gloria Frizza, anzi Ambra Pochero, chiedo scusa, col numero 3, che però gioca terzino adesso. Subito l'anticipo di Bartoli proprio su Zuliani, Tavagnacco che però riesce a rimandare la palla in avanti, e allora interviene, deve intervenire Piacezzi. 5 minuti di ritardo sulla tabella di marcia. Attenzione a questo tema offensivo della Torre. Subito l'apertura a destra per Giuliano, il destro sul primo palo, deve difendersi come può Copetti, mette in corner destro all'altezza del primo palo, è subito un pericolo per il Tavagnacco, troppo morbida in questo caso la retroguardia friulana. Adesso prova un po' a invertire la rotta la squadra ospite, Parise trova bene Brumana che si presenta in aria, lo scarico il sinistro clamorosamente fallito da Zuliani, occasione clamorosa avuta dal Tavagnacco. Contropiede perfetto direi del Tavagnacco, difesa della Torres sbalata, apertura di Brumana per Zuliani che però ha schiacciato troppo il sinistro, ha messo la palla fuori alla sinistra di Fazio che davvero avrebbe potuto poco. Un'occasione per parte, è arrivata la risposta del Tavagnacco, consegnata dalla detto stampa rosso-blu. Adesso Tona a domesticare questo pallone in qualche modo, lo contrasta bene però Del Stabile. Deve coprire Motta, una palla che stava diventando pericolosa. Bartoli, tutta sola Flaviano, mette fuori la sfera. C'è bisogno dell'ingresso dei sanitari dalla panchina, non dovrebbe essere nulla di grave. Insomma, un contrasto fortuito tra il capitano rosso-blu e Del Stabile. Torres da qualche minuto presidia con una certa continuità la metà campo sassarese. Torres che però adesso prova a scappare in contropiede, Giuliano trova in verticale Marchese, uno contro uno, Marchese se ne va, la puntata di destro, palla fuori di un soffio, Torres vicinissima al vantaggio. Il contrasto con Bettatona, deve lasciare il campo, qualche minuto di lento zoppicare sul campo. Al suo posto Rossella Sardu, sassarese. Flaviano riesce adesso a gestire la palla, poi però pasticcia un po' troppo, Bartoli non riesce a intervenire, il tackle di Bartoli che si prende anche il cartellino giallo, in ritardo il numero 2 della Torres, intervento duro su Paolo Brumana, allora sarà calcio di punizione per il Tavagnacco. Alice Parise e Elisa Camporese, attenzione a questa soluzione, Camporese finta la battuta, va in profondità, destro basso, palla che passa, attenzione allo scarico, fuori proprio per Sardu, sinistro basso, brava Fazio a distendersi sulla destra, a disinnescare questo tentativo della numero 14, Neoenta, esce Bettatona, il capitano, numero 5, la vediamo. E al suo posto entra Esposito. Commento un intervento da ammonizione, anche perché mi è sembrato che la giocatrice invece abbia avuto il tempo di valutare se intervenire oppure no. Sì, sembrava nettamente volontario per in avanti la sfera, ma rimane in possesso della stessa il Tavagnacco. Apertura di Brumana a sinistra, attenzione all'uno contro uno, deve difendere in questo caso Motta, e c'è calcio Sardu che fa l'esterno alto a destra, attenzione a questa traiettoria insidiosa, mette bene fuori Esposito, colpo di testa che allontana, deve addomesticarlo Parise, poi Tuttino concedendo solo la punizione, punizione per la Torres adesso, palla in mezzo, colpo di testa e la palla in rete, però fuori gioco, colpo di testa di Piacezzi, tutto fermo, non è gol, erano rimaste in offside lì avanti rosso-blu, colpo di testa, palla che si era insaccata sulla schiacciata di testa di Piacezzi, entrata in rete l'MLN, non gli può dar la palla e prova a dargliela adesso, non c'è il fuorigioco, attenzione a Pinna che va col destro, rimpallata da Tuttino, l'apertura di Marchese per Giuliano, il destro e palla che termina sul fondo con l'intervento davvero pregevole di Copetti.
destra. Torres che poi aveva rischiato in maniera piuttosto decisa con l'occasione davvero nitida per Zuliani, col mancino aveva messo fuori alla sinistra di Fazio un tiraccio fiacco, schiacciando troppo il suo sinistro. E poi nella fase finale del primo tempo una serie di... Adesso che vince il duello con Martinelli, Marchese che punta alla porta, c'è un intervento in ripiegamento davvero provvidenziale di Pochero che tocca all'indietro per Copetti e mette... E poi rilancia il portiere del Tavagnaco, che pericolo qui per le Friulamina Pinna, a cercare Marchese, davvero un lavoro splendido quello di Marchese come terminale offensivo della Torres. Attenzione al destro di Zuliani e Fazio mette in corner, altra occasione davvero nitida per il Tavagnaco. Mette fuori adesso l'apertura di Parise per Tuttino, sta salendo davvero di colpi Tuttino, attenzione a questo tiro cross, Fazio lo domestica in qualche modo e poi c'è calcio di rigore, e c'è calcio di rigore per il Tavagnaco. Netto il fallo di mano di Piacezzi che va a protestare, ma in questo caso sembrava davvero netta. Va Parise con il destro, spiazza Fazio, Tavagnaco in vantaggio a Usini e le friulane passano dunque ad inizio ripresa. Il calcio di rigore di Parise non si è fatta pregare, Fazio è rimasta ferma fino all'ultimo, non si è neanche tuffata. È andata però dall'altra parte, allora il vantaggio... È cambiata dunque la situazione qui a Usini con il calcio di rigore trasformato al dodicesimo da... Parise freddissima sul dischetto nel trasformare la massima punizione concessa dal signor Fele, che adesso estrae il giallo ai danni di Bartoli. Proteste veementi adesso di Bartoli, deve essere portata via dalle compagne, in particolare proprio da Piacezzi, perché sta rischiando grosso con queste proteste. Attenzione perché l'arbitro ha il rosso in mano, l'arbitro ha il rosso in mano e arriva infatti il cartellino rosso. Non è servito il tentativo, il tentativo in extremis delle compagne di portare via la furente Bartoli. Ci è precluso, possiamo arrivare fino al secondo posto, queste sono le nostre ambizioni, perché non crederci. Attenzione però qui a Camporese che interviene sull'uscita di Fazio, Motta sulla linea e poi Camporese va ad intervenire proprio su Fazio con una spallata, c'è il fallo sul portiere, grande occasione ancora per il Tavagnaco. Adesso alla battuta va Flaviano, bello spiovente, Copetti e Bissoli in qualche modo si disturbano, Marchese non riesce a disturbare a sua volta Tuttino, che invece appoggia all'indietro con grandissima freddezza per Copetti. In precedenza Pochero oggi davvero un cliente ostico per il numero 11 della Torres, e infatti viene fermata la ex Oristano. Attenzione a questa palla vagante, la gira col mancino Domenichetti, non il suo piede forte. Palla che arriva docile tra le braccia di Copetti, ennesimo rinvio per lei che ha toccato tante palle, ma sostanzialmente solo in un'occasione ha dovuto tremare davvero sulla conclusione da fuori di Aurora Galli. Attenzione a questa palla in mezzo, Camporese sotto porta, fuori gioco. Grazie al calcio di rigore firmato da Parise al dodicesimo minuto. Rigore procurato da un fallo di mano di Piacezzi. Attenzione alla battuta di Domenichetti, Copetti riesce a smanacciare all'indietro e Marchese rimette in mediana. Ci sono invece Aurora Galli e la Serrano, con Flaviano che retrocesse in difesa. Attenzione a questa palla, la palla che si ferma tra le braccia di Copetti, grandissimo intervento da... Non c'è bisogno dell'ingresso della Barella, che già si stava appropinquando al terreno di gioco. Dolorante Maria Zuliani, numero 10 per il Tavagnaco. Adesso Marchese va da Domenichetti, mancino alto sopra la traversa, si è liberata benissimo qua la Domenichetti. Arriva il fischio finale, vince il Tavagnaco che spugna Usini, vince dunque la formazione friulana che per la prima volta nella sua storia riesce a espugnare il terreno isolano. Noi andiamo a anche le immagini della Tavagnaco che va invece a salutare il suo pubblico, lo vediamo insomma il seguito